Ok, hello e benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto. Sto un po' morto, un po' stanco, un po' sminchio, però volevo comunque portare una live anche oggi. Visto che è tipo da boh, 4-5 giorni che non sto in live, quindi beh, almeno voglio tenere quella cosa là di forse una live a settimana comunque. Perché non mi prendi il coso del video? Ok. Se già ricordo, ho un po' di mal di gola, mal di testa, di tutto. Però, sti cazzi. Oh. Comunque, devo cominciare a scuola, è andata abbastanza bene. Pensavo molto, ma molto peggio. E comunque qua. Ok. Vado a sistemare. Reset position, perfetto. Perché qua molto spesso si sta bloccando, non so perché. Oh, perché continua a darmi sta cosa qua? Ogni volta diventa schermo nero, poi non riparte. Ok, non riparte più il video. Dio santo, sto cazzo di cavo. Che poi volevo fare una live su Minecraft, però il PC mi prende fuoco e la RAM del mio PC adesso è paragonabile a quella del mio cervello in questo momento e se non mi ricordo ancora con Magia qua, cioè non penso che il mio PC, se sta al mio livello, sia messo bene. Forse l'ho aperto ieri, cioè stamattina, quindi penso non si sia aggiornato. Infatti no. Scrivo così, comunque sono in live. Tanto per avvertire, sicuramente non verrà un cazzo di nessuno, perché come al mio solito avverto all'ultimo secondo, perché devo decidermi se fare una live o meno. Capacità cerebrale ciò di poter prendere anche solo parlare. No, ho sbagliato. No, aspetta, o internet, o intanto mi gioco con gli spiriti e poi ci buttiamo online. Se non ci ho gli spiriti così non sovraccarico manco la connessione. Ok, 309. Oddio, prima quanti stavo. Ok, no, adesso sto un botto più avanti. Sono salvati 14 ore. Minchia. Scusa quante. Oddio. Cioè, alla fine tipo sono andato un botto più avanti rispetto a chi dal vadaggio. E si è ribloccato di nuovo, porca madonna. Dai, dai, ti prego. Sto cazzo botto e quel. Sto cazzo metro per chi fa caldo. Continua a dar problemi. Ok. Ok, se non tocco niente dovrebbe restare tutto messo bene. Dovrebbe, non significa che succederà, però dovrebbe. Se 4.000 contro 9.000, 11.000. E il campo della nebbia? No, era filtro, nebbia, 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 nebbia. Ok. C'è il gufo, il gofo, oh, Detective Pikachu, scelgo Kepora. Scelgo il gufo di La Leggenda di Zelda. Poi finalmente tipo, mo esce Breath of the Wild 2 che è tipo Tear of the Kingdom. Sembra un botto figo, però non ci ho giocato manco all'uno di Breath of the Wild, quindi non so come possa essere. Però alcune meccaniche sembrano fighe, quindi. Cioè, usare del volare, del mondo verticale in quella maniera. Un botto raffreddato. Oh, ok. Yeah. Victory! Aspettate qua. Perché comunque volesse giocare pure Leonardo mi dispo che adesso è così. Però non posso, Dio Madonna si è ribloccato. Ma non mi dà proprio più il cavo.
se lo tengo. Dove lo devo tenere secondo la logica di sta merda? Qua? Lo appoggio qui davanti? Lo accarezzo pure? Non mi trovo manco più il cavo. Perché? Questo qua è il mondo che mi dice nulla. Non ne devo fare live. È il mondo che mi dice nulla e devo fare. Non mi dà più il cavo USB qua come cosa. C'è un piccolo grande problema. Che mi sa che oggi la live mi sa che non c'ha da fa. La live non sa da fa. Aspetta. E guarda, qua poi dopo non mi prende il microfono. Ok, no, va. Ok, va, il microfono va tutto. È proprio un casino con i cavi, però se funziona. No, si è rotto, mi sa. Non mi dica che si è rotto. Dai, non mi dica che si è rotto, dimmi che mi funziona. Perché non va? Aggiungi sorgente, USB video. Perché così va? Perché non posso averci una cosa che va normalmente la mia cazzo di vita? Chiudi qua. Non mi si chiude la cartella delle immagini. Non perché non va. Perché. Porca Madonna. Oh. Qua. E questo l'elimino. Ok, adesso dovrebbe andare. Oh, alleluia. Non parto ogni volta. Ogni singola cazzo di volta questo cosetto qua è un parto. Oh, Zebesiano. Sebastiano il Zebesiano. Io non c'ho tipo qualcuno di questi abortini qua di potenza alta. La ripotenza, tu che stai al 12 forse, però non c'è niente. Guarda, c'è Fox. Oddio, potrei provarci così con Fox con scudo. Ok, comunque sì, ok, vai, non si sta a bloccare niente, perfetto. Come si fa la dura a poco sta live? Già sto a morire. Se il giorno questo è proprio male. Dio, Maronna, Beduina. Oh, guarda qua, guarda il cui gli faccio. Ecco, spero tipo che facciano in futuro un Metroid tipo in 3D. Come tipo quelli vecchi, tipo per la Wii e queste cose qua. Tipo mi era capitato qualche mese fa tipo il video delle morti, comunque là di Metroid, schermate di morti Metroid, sono un botto fighe. I giochi in 3D sono fighissimi. Soprattutto quanta tipo la parte dello schermo così, del casco che si insangue, troppo figo. Non so perché non li fanno più i giochi sparatutto così di Metroid. Cioè sarebbe una cazzata da fare probabilmente. Però un botto di gente giocherebbe. Ciuff ciuff, motherfucker. No. Ok, ogni tanto la rete non mi prende. Mio, 43 è tuo livello 1 forse. Immunità alla caduta, che non so se vuol dire che se casco non muoio. O c'è tipo qualche effetto dello scenario così che non mi colpisce. Lo scopriremo se casco giù. Lo scopriremo. Ho rotto il cazzo da afferrarmi. Ma non lo posso ancora risucchiare.
Questo gioco qua non perché? Perché? Che cosa succede? E questo, chi? Sto bell'uomo che c'ho qua davanti. Ok, ah, però non lo fa Ferra. Non ho capito la logica del suo combattimento, però perfetto. No, i barili. Dai, martello. Dai, fammi fare il martello. Ok. Dai, 0.2. Oh, 0.2 di vita e fatto fuori. E c'era pure... c'era la smash. Qua ti pulisco di prenderci i pizzoni potenti. Sta fa live. Sì. Tanto non ci sta nessuno, penso che oggi non venga nessuno. Cazzo che venga di sabato. Mi prendo questo qua, ok. Non la mazza. Vabbè, prendo tutti quanti attacchi base. Solo attacchi base. Intanto qua Donkey Kong martello, pugni così e dovrebbe andarsene giù. Ma poi non ho capito perché hanno scelto qua Donkey Kong per cosa. Cioè Donkey Kong nero per il treno, cioè ma è tipo il carbone. E la locomotiva che è fatta così. Cioè dovrebbero fare il carbone, no? La gente lo va a raccogliere. Da manchi. Che belli sconti così, energia che così prendono i pezzoni e schiattano, no, i razzi. No, che schio, che stronzo che ha schivato. No, me le voglio prendere, fatti prendere, no, non si fa prendere. Come si è salvato, dove è rimbalzato. Come, voglio sapere come. Ho proprio dubbienza davvero, c'è la smash. Lo santo, porco due, forse ho dormito pure troppo oggi. Ho fatto la smash nel vuoto. Perché avevo la convinzione di poter averci la smash di Bowser. Io l'ho fatta così a The Gatsum. Andava qua, devo... non posso andare perché devo prendere qua e cambia stazione, quindi... Si ritorna su nella lava, apro la cassa, monete. La sfera abilità, bene così. Bene così, più palle per noi. Qua devo andare però per andare su quella pianta. Vado del rosso qui, forse ce la faccio, sì. Terreno appiccicoso. Che prendo l'immunità al terreno appiccicoso perché c'è. Che cazzo è che poi va a spargere la colla sul terreno? Cioè. Perché una medusa dovrebbe spargere terra sul pavimento? No, 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 i Metroid, no, sti cosi. Ma non ce l'ho neanche un cervello, sono stupido, perché cosa vuoi assorbire? Cosa vuoi risucchiare che non c'ho niente? Cioè, cosa vuoi per assorbire? Il nulla? Cioè, guardi, a me testa adesso c'ho un buco nero. Cosa vorrà assorbire quel coso, scusa? Cioè, vai a rompere le palle a Samus, almeno, cioè, almeno là c'è qualcosa. E infatti qua c'è Samus, ovvio. Infatti qua abbiamo Samus tuta a zero. Raga, oh mio Dio, è una donna! Sì, molte persone non lo sapevano, compreso io, quando... Cioè, penso che era prima di giocare a Brawl, che non ricordo se tipo era, cioè, avevo qualche gioco per DS, per Game Boy, e quindi lo sapevo, o l'ho scoperto con Brawl, non mi ricordo, però più o meno il periodo era quello. Dai, canguro di merda, vai, vieni qua. No, ci voglio mandare sopra, vieni, ti afferro. No, oddio, ma se... Se la prendo la ferro per il culo? No, ok, per la mano. Vacci tu su quella cavolo di bomba. Vacci tu sulla bomba. E esplodo io. Dai. Allora. Va bene, lanciato via.
Ti bruci pure se lo tocchi. Ah, pure se lo tocchi in volo ti bruci. Posso lanciarla a fanculo? Non lo voglio. Oh, calcio sullo stinco e crepa pure lei. Un compagno di castelli, no, quando c'ho le donne contro picchia ancora più forte. Cazzo, mi viene proprio da ammazzarli, proprio da prendere la pizza. Stessa cosa qua. Contro questo tipo di personaggio si accanisce proprio ancora di più. Oddio, che è sto coso qua, principe fagiolino di... Non so neanche di che gioco sia. Oh no, lo spillo, questo qua, griglia, sono per griglia. C'è uno verde però potente che però fa un po' schifo, no. Non so perché, dove ho preso il topo così. Vabbè, Tarja, non frega niente. Stiamo di qua. Oh, ok, oh, ah, beh, questo qua che ha appena sbloccato. Poi dice pure Elecman. C'è un bel po' qua che potrei utilizzare. Poi gli ultimi degli shop che ho preso. Tipo qua The Boss. Questo qua è così. Oddio, posso però The Boss, se Big Boss. Metal Gear. C'ho qua da giocare tipo il 3. Avevo provato il 3 però non l'avevo tipo mai finito comunque. Cioè tipo alla parte iniziale. Ecco qua che c'ho il fucile. Non mi posso girare? Ok, sì. Vieni. Dai, vieni qua, vieni qua. Dai, ti voglio sparare. Fatti sparare, dai. Ecco, ho fatto pure esaurire l'arma. Mi ha fatto fino la pistola. Fanculo. Un po' troppa violenza. Poi questo qua è il bello di scenari che scorrono, che li fai fuori easy. Butti giù in 2 secondi. Oh. Oddio, sta qua che... Wow, andiamo nel regno dei cieli. Andiamo a salutare Pete. Poi non posso fare il giro. No, è solo disegnato. Perché andiamo tra le divinità qui. Andiamo tra i D di diverse categorie. C'è qualcuno qua di figo? Beh, oltre questo figone di Fox. Tocca in corsa e mi calci. Ok. Ok, dai, così dovrebbe andare. Ma se non va così, non so io inventarmi. No, no, oddio, quanti sono tutti piccoli, tutti small. Tutti smoleole. Poi come fa a stare a combattere un tipo omini così piccoli gialli dopo aver visto il video di Kendall sugli Stickman. E mi pare tipo che quelli gialli fossero tipo proprio apposta quelli là del salto. Quelli che hanno tipo il salto in alto. Sarei schiattato uguale. Però almeno l'avrei fatto con stile qua. Dai, ho ucciso proprio all'ultimo con l'attacchino a cerchio. L'attacchino proprio anormale in volo. Oddio, oddio, questo è il mio piacere generale. E qua c'è Camilla, che figa, però qua c'è Super Sonic. C'è Super Sonic e Camilla, mi dispiace, cioè... Ci vuole il best boy per essere la best girl.
quello è un vero uomo per essere la best girl in questo caso è Sonic. Jigglypuff 1 Cancer Main. Questo gioco di solito la gente utilizza soltanto per rodolarsi. Oddio, è morto così. È durato pochissimo, è durato meno di quello che mi aspettavo. Solo per lamentarmi, no, ma nell'online la gente rodola e basta, e canta, e rompe le palle. Ma manco, manco lamentarmi per mettere sto gioco. Come vuole far lamentare? Sorelle Pegaso. Gli attacchi al nemico e non le conosco queste. Saranno probabilmente i Fire Emblem da Lusina. Sicuramente hanno i Fire Emblem, però sti cavoli, non le conosco bene. Questo qua è il massimo. Questo qua è 4000. Vado solo di... No, però di Morag. E mi tocca per forza andare... Dell'archeo risveglio di Groudon. Roar. Stiamo per pestare tre tizie. Ma come ho detto prima, sto contro i ragazzi zoom e voglio ripestarla ancora di più. Venite qua. Tanelle. Non dico che l'ha detto perché diciamo è uno streamer, questa persona qua, un mio amico uno streamer. Quindi tipo se lo dico pure di sputtanarlo. Questa persona qua picchia le donne. Anche diciamo fa arti marziali, quindi è normale, anzi le donne là ti fanno il culo a strisce. E ve lo dice una persona che ha fatto judo. Che le ragazze lì sono il minimo si chiamano Armando. C'hanno i muscoli di un culturista. Picchiano 20 volte più forte di te. E cioè per qualche motivo così tu. Cioè. Però non le riesci a vedere come forti fuori dal combattimento. Ah, c'ho il naso tappato. Plus. Oh, fammi un attimo spostare su qua sotto la sedia. Dietro. Ok. Ah, ecco così va meglio. Triggeriamo un casino. Revali. È di The Legend questo, mi sa. Questo merda è tipo di The Legend of Zelda. Min e muni da eventi. Butto così easy. Dai, guarda, è fighissimo il trailer di Ring of the Kingdom. Guarda, Ring of the Kingdom, non mi ricordo. Cosa era il piccione di pietra su cui voli, quella specie di deltaplano. Cioè chissà come si poteva utilizzare, cioè sarà là in un punto fisso per volare per la mappa. O tipo lo potrei summonare, cioè come funziona lì? Dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Boom! Fatto fuori con il fuoco. Combatte il fuoco con il fuoco. Kirby, il nuovo Shira. Kirby, il protagonista di Fire Force. Oddio, ciao. Allora. Un po' male. Potevo dire che tipo per farlo fuori volevo tipo utilizzare la waifu, però
Oddio, la Super Sonic. Ok, una Super Fairy, possiamo utilizzare Sonic contro Sonic. Scusate per la scuffed stream, ma sto proprio in merda oggi. Poi tipo per distruggermi poi il livello emotivo. Sono stati tipo dopo tipo che ho trovato un video là, tipo sulla demenza, sti cazzate qua, perché io dopo Everywhere at the End of Time, il mio YouTube era diventato un periodo così, ma è ritornato per un giorno, non si sa perché, a essere così per qualche cazzo di motivo. E mi sono tipo assai i ricordi di Plastic Memories. E quindi sono tipo sti giorni qua da tipo con la depressione acuta. Perché Cristo Dio, i miei amici rimangono, dovuto far vedere quel cazzo di anime. Grazie Giovi, cioè, grazie. YouTube non aiuta. E anzi, tipo, sono cose che è un miracolo, mi ricordo che è dato la mia memoria molto corta. Che è un po' tipo di famiglia, diciamo, non ricordarsi un cazzo, non fare attenzione a niente. E proprio così. Modalità suicidio, dai. Sono quelle cose là che tipo non so perché sai tipo una cosa che colpisce tipo dritta al cuore questo tipo di anime, fatto che praticamente diciamo YouTube è stronza a ricordarsi più cose di quelle là che sul momento mi ricordo io, ma propormi roba praticamente ansiogena e deprimente, tipo video su malattie, cose. Cioè io un periodo qua mi ero distaccato da questo tipo di video, da questo tipo di programmi che si guardava pure mia cugina. Era tipo i video sui parassiti, capito? Tipo Nogol diceva fatta la parodia, parassiti parassitosi. Ecco, mi rende il cavolo questo tipo di cose. Che metto un'ansia, dici, potrebbe succedere pure a me. C'è una delle cose là che mi ricordo, vaffanculo. Oltre a me quella che appaiono nella puppa, tipo quelli tipo che cagava sangue nella vasca da bagno. Sono tipo quelle cose là che mi hanno distrutto, ma hanno tipo i traumi infantili. YouTube ogni tanto mi riconsiglia, perché ogni tanto vado a vedere tipo le cose strane, tipo mediche, così, tipo le condizioni mediche strane, tipo un tizio accartocciato che dice comunque tipo di non soffrire di niente, se sta bene. Praticamente tipo diciamo però è tipo, cioè dici come cazzo fa anche solo a vivere, a mangiare, a esistere. Queste cose qua che tu dici, vabbè, così ho. Vabbè, tizia che c'ha più di 100 orgasmi al giorno e tu dai che per curiosità. Poi mi devo stare sui parassiti, il periodo in cui tipo era andato a mangiare il sushi. E sì, gli strascichi tipo me li sto portando tuttora. Non so che cazzo di merda ci sia stato in quel cazzarola di gambero. Però sì. No, evita, evita, evita. Vediamo che YouTube ogni tanto non me li riconsiglia sti video. Ma che no, è impossibile batterla. Devo vendere un'immunità a qualcosa. Dai, dai, cagato il cazzo! Dai, no, evita pure questo! Comunque stai vivendo così. YouTube ogni tanto mi riconsiglia. Che tipo la cosa là di Everywhere at the End of Time ce l'ha avuta. Quando diciamo è diventata famosa. Quando ho giocato a Toho 11. E boh, non mi ricordo tipo, in quale altro coso. Vabbè, oltre adesso. Che tipo qualche giorno fa tipo ho skippato una pubblicità. Ovviamente era cominciata. Con proprio la cosa classica, proprio la prima canzone che abbiamo utilizzato pure per il backrooms. Ecco, pure nella fase backroom c'era stata, diciamo, che è venuta contemporaneamente poco dopo la cosa di Everywhere at the End of Time, con appunto quelle classiche canzoni così.
Sì, oh, finalmente, grazie, è stato un incubo combatterla. Però poi, tipo, sono quelle cose che ogni tanto ritorno su YouTube. Tipo, forse qualche giorno fa, c'è stata la... Questa è stata 3 giorni fa. Ho skippato la pubblicità, perché io di solito quando mi capita pubblicità, che non posso skippare, o mica quel cazzo, vendo, chiudo il video proprio e lo riapro, sti cazzi. E tipo, era la parte con... E io tipo, cazzo. Io mentre ho tolto, tipo, c'è basta mezza nota per fare tipo, cazzo. Chi è che ha deciso di metterla come canzone di una pubblicità? Che è il bastardo qui? Cioè, non sono quelle cose male, malvagie. Cioè, sono quelle cose là che ti fanno... A me mi fanno andare nel panico. Questa cosa qua me le ricordo, però cioè, c'ho una memoria, diciamo, per alcune cose relativamente corta, cioè tipo, ma certo ci devo pensare seriamente a quando cazzo è il mio compleanno ed è del mio. Cioè, tipo quelle cose talmente ovvie che non te le ricordi. Ecco. Io del compleanno dei miei, compleanno dei miei amici, cioè io non ricordo un cazzo. Io a livello di date, io magari ricordo gli avvenimenti. Pure male, magari, pure male me li ricordo, ma alcuni avvenimenti, però non mi ricordo le date. O in che anno di preciso sono successe, cioè, tipo, amici miei litigavano in che anno si erano conosciuti là, dicendo, tipo, eh no, ma il 2020, 2019. E no, ma perché ho riparato la Play nel 2019? Sto tipo, bro, so manco che quando cazzo ho comprato la Play, non so manco quando è uscita la Play. E voi litigate pure su... Quando cazzo, ok, su quando cazzo vi siete conosciuti, che anno? Cioè, io non ce la faccio, cioè, quella bro, come cazzo fa da ricordarmi ste cose? Cioè, se non c'è tipo la memoria di un pesce rosso, io sempre usato Dory, così. Cioè, probabilmente c'ho la memoria e la coscienza di me come questo, che si, che sto coso... Che del gioco all'inizio si chiama Todd. Dice di chiamarsi un, dice di essere un Todd. Questo. Io la stessa cosa. Io poi prendo, mi sveglio e non mi ricordo manco più chi cazzo sono. Perché tipo probabilmente buono mi viene qualcosa tipo ah, ah sì, cazzo è vero. Ma cazzo sono una persona, vero? Cioè, farmi capire come cazzo sto. Guardavano i video, si ricordavano le cose. Diciamo, io i video del passato li guardo senza, magari io non ci cringio. Perché guardo tipo come fossero dei ricordi della roba in cui il 90% delle cose, boh, non me le ricordo perché probabilmente le sottovalutavo. Quindi è quel, boh, il mio cervello non ha mai pensato di doversele ricordare. Cioè, ricordo di averle fatte, ma non ricordo come. E non so se cosa sia peggio. Ricordarselo meno. Però tipo questo tipo di situazione qua il mio cervello non mi perseguita di notte con ricordi cringe. Perché non se li ricorda. Non bene qua, cazzo. Dai, fagli il culo, uccello salterino. E il contropeppe sei stato utile, adesso sei già schiattato. Ah no, era solo saltato molto, ma molto in alto. Ha pure backflippato. No, comunque peggio di me penso ci possa essere. Per come viene scritta la mia nuova professoressa di inglese che ha detto: senti, sta da noi da 5 anni e non si ricorda manco come ci chiamiamo. Probabilmente allora è tipo io se fossi un prof. Quel problema è tipo, non mi ricorderei manco che cazzo di materia la spiego. Il problema è che ci abbiamo gli esami e quindi almeno se non ricordo io, almeno la professoressa deve ricordare. Ok, mi lego, metto, mi lego. Lo spiritello del libro. Sto cazzato con lo stile di Yoshi's Island.
qua fare con un mio amico qua, ho dovuto pensare un po' prima di che iniziare, tipo, ma secondo me sto scenario qua, non mi ricordo se era, tipo, era, non mi ricordo però se era tipo di Yoshi Story o cosa è, e poi alla fine ci ho pensato vedendo lo scenario di la lana dietro, ho detto, ah, ma mi sa che è Woolly World. Tra l'altro perché il cuore fatto così alla frutta mi penserebbe pensare a Yoshi Story. Poi per la lana mi sa che è Woolly World, anche se il libro è di Yoshi Story. Non ho giocato a Woolly World, quindi non posso sapere come dovrebbe essere. No, però sono troppo raffreddato, porco di... Poi faccio una compilation di io che mi soffio il naso, come la gente fa tipo le compilation del baffo che con l'asma che fa così mentre vende i prodotti nelle televendite. Ci potevi farlo. Tridra, tipo l'idra ma tre. Cosa sia il recupero del nuovo KO, penso tipo che poi lo faccio fuori recupero essendo due nemici a utile questa cosa. Boop. Oh. Minchia, che cazzo è successo? Cosa ho fatto? Sto giocando, non sto manco cosa sto facendo. Io sono completamente in modalità automatica adesso. Proprio quando guidi. Che tu lo fai ma non sai manco che stai guidando. A me tipo mettere anzi il fatto del... Cioè, sapere che sto guidando rispetto al guidare in sé per sé. E è quello, oh cazzo, sto guidando. Mettiamo nella stella. La Gourmet Race. Beh, aspetta, prima di cominciare. Oddio, non è tempo. Ah, è un record ogni volta. Ah vabbè, vado un attimo in bagno, vedo un attimo come funziona questa qua della Gourmet Race. Quanto cazzo adoro sta canzoncina, Dio Madonna. Quanto l'adoro. No, sei bloccato qua. Ok. Tu 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 pam 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 tu 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 tu. Poi io Koko Kawasaki. Kawasaki.
stavo per leggere Kowalski, tipo, che cazzo, cioè, e dire, bro, che cazzo, ah, ok, non è giusto. Ma fammi godere almeno un po' sta musica, dai. Basta mangiarmi. Non sono un buon alimento. Che non mi sta prendendo il tasto B, non so perché mi sta dando i tasti in ritardo. Non mi rispondeva ai tasti, non so perché. Dai, dai, voglio vibare un po'. Dai, volevo vibare un po' di più, vaffanculo. Sto non so di un Pac-Man. Volevo un po' di vibing, un po' di musica. Cosa sta per ricominciarla? Ok, salata, pane, popcorn, limone. Mi sono raccolti, vabbè, un po' di più, dai. Qua voglio, però voglio, io qua voglio, dai, voglio finirla sta cosa. Come devo fare? Nemmeno stavolta. Devo riuscire a capire bene come si fa. Tu. Dai. Se c'è un primo posto, se voglio posso raggiungerlo. No, dovrà andare dall'altra parte. No, devo andare. Ah, vabbè. Devo raggiungere almeno 10, però ottavo posto. Ma qua devo ragionare, non c'ho il cervello per ragionare adesso. Small brain solo, non ci riesco. Non sono capace a ragionare. Alti pochissimo, voglio dire, non c'è un terzo posto, un coso. Ok, sì. Che voglio cercare qua di sbloccare tutti quanti i posti. Oddio, mi sento in colpa, fa fuori un povero Model D. Wow, il nuovo Pokémon di Scarlatto e Violetto. Wow, il nuovo Tapu. Comunque naturalmente sembrano Tapu quelli nuovi. Ah. Sì.
è buggata la bocca. Si può fare così. So perché non mi traccia più la bocca. A, B, M. E mi faccio tipo una cazzo di paresi facciale, ma me lo fa solo con il mio, con tutti quanti. Me lo fa con tutti. Mm. Ah, ma perché non me lo prende più? Ah, Cristo Dio! Perché? Io quitterei qua, io vi giuro, io sto morendo. Qui per grazia divina, ma c'ho un mal di gola. Insomma, come cazzo faccio a stare in live? Ah, qualcosa mi dice, sono tipo l'influenza. Cioè, piccola qualcosa mi dice che c'ho un po' di influenza. E non mi prende l'eye tracking. Ok, adesso va. Ok. Cioè, veramente, come tipo, se qualcosa può andare male, cioè una cosa non è che se può andare male, andrà male, cioè la legge di Murphy. No, no. Le cose vanno male, punto. Tu ti attacchi al cazzo, cioè funziona così. Soltanto c'è quello là come cosa, cioè le cose vanno male, punto. Se per te non va bene, grazie a voi, non siamo così il mondo. Sbloom. Flower. Do you want a flower? Che comunque quel disagio che c'ha avuto, quando tipo ho dovuto parlare in classe, alla prof di inglese, in inglese. E diciamo io più o meno lo capisco tanto l'inglese, il problema è parlarlo, quindi ero tipo I understand English, I che è tipo al vabbè, grazie alla tentazione, faccia tipo do you speak English, e tipo I sometimes speak English but I'm not very good at that, e tipo ste cazzate così. No, I usually watch scientific video on English on YouTube, ed ero tipo come cazzo spieghi ti guardi video di stronzate su YouTube. No, sto facendo sempre la stessa strada. Però non ho preso, cioè, due via dalla fine, quindi da 10 non basta, servono di più. Ma se prendo la strada sola, se si va da sinistra e basta. Non ho sbagliato, sinistra ho detto. Prendo 2. Raccolgo cibo, sta dieta. Allora, tipo sì, è quella con la prof la di inglese, tipo io che cerco di parlare, ma è tipo poi viene fuori solo il cringe, viene tutto fatto male, il detto peggio. Ah, c'ho qualcosa alla gola. Non riesco a parlare. Non riesco a parlare. No, sai, ok, non va. Non ci riesco a raggiungere il primo posto. Io mi chiedo stamattina, ma perché sono mezzo rincoglionito? Ma perché non un cazzo? Perché sono un coglione di merda? E
Apparentemente c'ho l'influenza, stonks. Perché non mostravo gli, diciamo, i sintomi tranne. Non sto per sbattare in live, danni a debolezza. Non le stacco. Mentite ragazzi, è stato un piacere stare da fare oggi, vabbè. Goodbye, alla prossima live stay di una. Sei donno, scriccio, non ti posso baciare.